Sta arrivando anche il re. Fermi, nascondiamo le mele, così il centauro non potrà rubarle. Dopo gliele ridaremo. Portiamole di là, è più sicuro. Davvero strano, avrei giurato che erano qui. Dovrò dirlo al sovrano. È andato via. Abbiamo appena fatto in tempo a nasconderli. Già. Ma tu mi avevi detto che le aveva portate. Mi ero sbagliato, sire, ora non ci sono più. Quindi non è riuscito a compiere la sua undicesima fatica. Resterà per sempre mio schiavo. Andiamo. Sento dei passi. Nascondiamoci, presto. Dove credete di andare? Così stavate cercando di derubarmi. Ti sbagli, ecco. Le stavamo mettendo in salvo. E dai ingrati derubare chi vi ha salvato la vita. Credi, non ti stavamo mentendo. Dunque, Ercole, visto che non hai compiuto l'undicesima fatica, resterai per sempre mio schiavo. Ti sbagli. Ecco le mele d'oro come promesso. Il tesoro è tuo, sire. Sono riuscito a salvarlo in tempo dalle grinfie di questi tre ingrati. Ma non stavamo cercando di rubartene. Sono loro quelli. Silenzio! Portali nel mio palazzo e rinchiudili nella torre più alta. Andiamo. Che ne sarà di loro? La cosa non ti riguarda. Finché non compi la dodicesima fatica, sei ancora mio schiavo. Allora, sire, che cosa mi ordini adesso? Devo trovare un'impresa così ardua da essere impossibile anche per lui. Fortuna sia con te. Vai! Non poteva andare peggio, eh? Già. Per una buona azione, guarda che premio. La vita è fatta così. Forse se potessimo parlarci, Ercole si convincerebbe che noi non siamo dei ladri. No, e oltretutto se ne sta andando. Lui era la nostra ultima possibilità. Vi ho rinchiusi qui perché siete colpevoli di avere interferito con i miei piani, ma non resterete a lungo in questa prigione. Potremmo andarcene di qui. Sciocchi, ben altro vi aspetta. E non contate su Ercole, lui non potrà aiutarvi. Dove l'ha mandato? Verso l'impossibile. Non riuscirà nella sua ultima fatica. Gli ho ordinato di portarmi il cane a tre teste che sta a guardia dell'aldilà. Il cane a tre teste? Ma appena entrato nell'aldilà i cancelli si chiuderanno dietro ed egli rimarrà per sempre prigioniero del regno dei morti. È veramente crudele. Crudele? Questo è niente in confronto alle terribili punizioni che tengo in serbo per voi. Sentito, bisogna uscire di qui presto. Lo so, ma in che modo? Ascoltate, venendo qui ho notato che la stanza qui sotto è uguale a questa, quindi è probabile che abbia anche una finestra proprio sotto la nostra. È possibile. E con questo?
Aiutami. Vedi niente? No. Vuoi che mi butti di sotto per vedere se c'è una finestra? E poi potrebbe non esserci. Dobbiamo scoprirlo. Vieni, ho un'idea. Metteremo questa panca sul davanzale. Adesso tocca a te. Sali e striscia fino alla fine della panca. È l'unico modo di sapere se c'è una finestra. Ah, e perché non ci provi prima tu? Io non posso. Devo farti da contrappeso. D'accordo. Reggila forte. Vedi niente? No. Ehi, c'è, l'ho vista. Becky, aiutami. Cercano di fuggire. Bloccate tutte le uscite. Io avverto il re. Non lo vedo. È sparito. Oh, Tom. Huck, sei ancora vivo. Ma forse sei uno spirito. Hai fatto il possibile perché lo diventassi, ma non ci sei riuscito. Andiamo prima che ci riprendano. Avanti! Prendeteli! Presto, eccoli laggiù! Di qua, presto! Un centauro. No, quello è Pegaso, il cavallo alato. Credi che sappia volare? Ma penso di sì. Vorrà dire che lo proveremo. Andate a prenderli e riportateli in prigione. Fermateli! Credo che l'acqua servirà a calmarlo per un po'. Ma Pesago sarà in grado di portarci a casa. Si chiama Pegaso. Non possiamo andarcene adesso. Bisogna informare Ercole della trappola. Morirà se non lo avvertiamo. Ma noi non sappiamo dov'è l'aldilà. Ma forse Pegaso lo sa. Visto? Portaci all'entrata del regno dei morti. Santo cielo. Quello è Cerbero, il feroce guardiano del regno dei morti. Fa paura solo a guardarlo. Rimane sempre vicino ai cancelli, in modo che chiunque entri nel suo regno non possa uscirne mai più. Temo che neanche Ercole riuscirà a tenergli testa tanto facilmente. Lo temo anch'io. Bisogna trovarlo al più presto. Siamo dentro. Siamo nel regno dei morti. E non ne usciremo mai. Almeno abbiamo salvato Ercole. Così non riuscirà ad entrare. Aprite! Aprite! Ercole, sentite. Resta fuori, Ercole, non entrare. Chi siete e come sapete il mio nome? Siamo noi, ci senti? Siamo Tom, Becky, Huck. Credevo che foste prigionieri del re. Adesso non più. Siamo scappati per dirti di stare in guardia. In guardia da che cosa? Il re voleva che tu entrassi qui, perché una volta entrato non ne saresti più uscito. Non si può tornare dall'aldilà. È vero, appena siamo entrati noi si è chiuso il cancello.
E voi vi siete sacrificati per me? Certo, ci avevi salvato la vita. E devi anche sapere che non avevamo intenzione di derubarti. Noi cercavamo di proteggerti dal re, hai capito? È chiaro! Attenti! Oh no! Ormai siamo dentro! Siamo nel regno dei morti! E non ne usciremo mai! Almeno abbiamo salvato Ercole, così non riuscirà ad entrare! Aprite! Aprite! Ercole, sentite! Resta fuori, Ercole, non entrare! Chi siete e come sapete il mio nome? Siamo noi, ci senti? Siamo Tom, Becky e Huck! Credevo che foste prigionieri del re! Adesso non più! Siamo scappati per dirti di stare in guardia! In guardia da che cosa? Il re voleva che tu entrassi qui, perché una volta entrato non ne saresti più uscito. Non si può tornare dall'aldilà. È vero, appena siamo entrati noi si è chiuso il cancello. E voi vi siete sacrificati per me? Certo, ci avevi salvato la vita. E devi anche sapere che non avevamo intenzione di derubarti. Noi cercavamo di proteggerti dal re, hai capito? È chiaro. Sono stato veramente ingiusto. In ogni caso, tu sei salvo. Anche se volessi non potresti entrare. E invece io verrò a liberarvi. No, non devi farlo! Rimarrai qui per sempre! Corriamo! E ora che ho compiuto la mia dodicesima fatica, sono finalmente un uomo libero! Anche l'ultima fatica è stata compiuta. A dispetto delle tue trappole insidiose, ora sono libero. Cerbero, lascio a te il compito di punire la malvagità di quest'uomo. Portalo nel tuo regno. Di montagne che segna il confine di questo regno. Purtroppo Pegaso non potrà condurvi oltre, ma io sono sicuro che con il vostro coraggio ritroverete la strada di casa. Addio, ragazzi! Speriamo di rivederci! Thank you.